Buonasera, buonasera a voi tutti che state su Liberi TV. Questa sera, oggi, tanto diciamo che 13 marzo, questa sera registriamo in collegamento con Francesco De Palo, giornalista, blogger, scrive sul Fatto Quotidiano. Grazie di essere qui con noi. Grazie. Ricordiamo anche, ovviamente, che Francesco ha scritto libro, Greco, Ero d'Europa, che abbiamo anche in qualche modo presente sull'archivio di Liberi TV per Albeggi Edizioni. E parliamo ovviamente di Grecia con lui, esperto di materia greca, la Grecia che sta appunto vivendo una situazione, diciamo, difficile. Probabilmente forse si sta avviando dal diventare dal drammatica difficile e quindi pian piano verso una risoluzione, verso un alleggerimento. Adesso ce lo dirà un po' Francesco. Ovviamente lo scenario è questo governo Tsipras che sta avendo dei contatti a livello europeo. C'è stato un Eurogruppo il 20, c'è stato un incontro con Juncker, presidente della Commissione, anche con Martin Schulz, presidente del Parlamento tedesco. E appunto, come commentavamo con Francesco, mi sembra che questa iniziale, anzi una certa iniziale diffidenza, durezza, quasi incomunicabilità tra appunto questo Tsipras e quello che un po' rappresenta anche con il suo ministro Varoufakis. Ecco, si stia un po' superando, mi sembra che c'è una sorta di accreditamento progressivo, magari resta un po' fuori da questa apertura Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, che insomma ancora parla di Grexit, cioè l'uscita possibile della Grecia dall'euro. Ecco, ne parliamo con Francesco, che ci aggiorna un pochino su, insomma, come stanno andando queste cose, l'avvio delle prime riforme Beh, e così via. A te, Francesco, la parola. lo spunto che tu hai sottolineato è molto interessante perché se noi facessimo un po' mente locale a quelli che sono stati i primi approcci, no, con l'assise internazionale di Tsipras e Varoufakis, beh, l'Eurogruppo del 20 non era proprio stato un gran successo comunicativo, no? Perché c'era stata una sorta di marcia indietro dei due esponenti ellenici rispetto alle promesse elettorali. Ricordiamo che durante le elezioni greche dell'ultimo gennaio Tsipras aveva fatto un proclama abbastanza diverso, ovvero la Troica è morta, la Troica non ci sarà più, il memorandum è in passato, abbiamo chiuso con la lotta all'austerità, andiamo avanti verso un nuovo tipo di progresso. Beh, l'Eurogruppo del 20 purtroppo ci aveva fatto tornare un po' con i piedi per terra, un po' titubanti, ecco perché la Troica c'è ancora e ci sarà, perché al di là del nome Troica che verrà sostituito con istituzioni, comunque i funzionari del cosiddetto Bruxelles Group, quello che è stato coniato proprio 2 giorni fa, sono ad Atene, saranno ad Atene e avranno un'interlocuzione continua e complessa con i vertici ministeriali greci. Il memorandum purtroppo c'è ancora. Perché, sebbene per il 70% sia identico al precedente, dobbiamo registrare due interessanti novità proposte dal governo Tsipras, ovvero la riforma della TV di Stato ERT, che era stata chiusa con un vero e proprio blitz dalle teste di cuoio greche un anno e mezzo fa, e soprattutto il piano umanitario, perché oggi l'emergenza numero uno in Grecia, che ci raccontino i bancari, non è nelle banche, ma è l'emergenza umanitaria, con un ceto medio trasformatosi in povero, con un quarto dei cittadini greci che vive con una cifra di 600 euro al mese, quindi la crisi umanitaria è un punto importante. Che è successo a cavallo fra i due? È successo che, mentre inizialmente anche lo stesso Varoufakis aveva utilizzato dei toni abbastanza poco diplomatici, ecco, poco avvezzi a chi doveva andare a discutere, ecco, del proprio debito, pian piano negli ultimi 10 giorni forse qualcosa è cambiato anche della percezione umana fra i personaggi. Che succede? Succede che i due personaggi, i due funzionari, altissimi funzionari che tu hai citato, Juncker e Schulz, incontrati da Tsipras tra ieri e oggi, hanno mutato atteggiamento. Se le possibilità di uscita della Grecia, della moneta unica, del cosiddetto Grexit, è ormai un argomento che i funzionari europei non pronunciano, tranne ovviamente il super ministro l'arcigno Wolfgang Schäuble, lo stesso Juncker ha ribadito ieri che la volontà europeista della Grecia viene vista da Bruxelles e di contro Tsipras ha replicato che la volontà della Grecia più europea e meno incline alla rottura è un elemento che oggi è sul tavolo di Syriza. Ma soprattutto la novità è quella di oggi pomeriggio. Il presidente della Commissione Schulz, perdonami, ha detto che finalmente collaboreremo con la Grecia per i fondi europei. Mi verrebbe da dire meno male, perché forse vuol dire che fino a ieri anche l'Europa non controllava come venivano spesi i fondi europei.
L'elemento dei fondi europei non è marginale in questo ragionamento, perché fino ad oggi la Grecia quei fondi europei non li ha utilizzati, li ha utilizzati male, gli scandali di corruzione sono stati all'ordine del giorno, ma se c'è qualcuno che intasca la tangente, c'è qualcun altro che gliel'ha data e c'è qualcuno che non ha controllato, quindi non si può dare la responsabilità solo ad una parte in questa vicenda. Dicevo che Varoufakis, con la sua doppia puntata italiana, sia al meeting Ambrosetti che appunto a quello a Cernobbio, ha un attimo corretto il tiro e il cilindro che ha utilizzato, che ha tirato fuori dal cappello, è del suo capo staff, cioè quella persona che ad Atene dovrà confrontarsi con la nuova troica. Si chiama Eleni Panarintis, è un'economista greca cinquantenne, poliglotta perché ha girato il mondo per varie esperienze professionali, ha fondato un gruppo che si occupa di fare consulenza sia agli stati che privati, valorizzando quelle situazioni commerciali, quelle situazioni imprenditoriali che sono sottostimate, è una persona che collabora col Guardian, e ho scovato proprio poche ore fa, ragionando su questo nome, ho scovato un suo articolo che è stato per il Guardian lo scorso anno in occasione delle elezioni europee, quando ci ragionavamo sul fenomeno di Alba Dorata, come contraltare una crisi che non era risolta, che non è neanche oggi ancora risolta. La Panarintis faceva un esame corretto, perché per la prima volta dall'interno, perché ricordiamo che è stata anche un esponente, una dirigente del PASOK, dei socialisti del PASOK, sino al 2012, poi ne è fuori uscita, il ragionamento sull'austerità era lo stesso che fa Varoufakis, ovvero al di là delle responsabilità che ognuno ha, e ovviamente in questa storia ne hanno tantissime i greci, ma anche gli europei, l'austerità non può essere un metro applicabile per sempre. L'austerità è come una dieta, si può iniziare per un certo periodo, ma poi bisogna interromperla, poi bisogna fare il mantenimento, non si può vivere di dieta perché il paziente, il soggetto finirebbe per perire. E allora in questo senso la nuova veste di Varoufakis, meno scontroso, meno turbolento, ma soprattutto utilizzando argomenti che pare abbiano suscitato maggiore interesse da parte proprio di Juncker e Schulz, come tu hai citato, potrebbe essere una medicina per sanare la chiusura a prioristica, la chiusura tout court, che purtroppo c'è ancora da Berlino, perché è chiaro che c'è stato, diciamo, non la provocazione, ma un dato di fatto, cioè la richiesta dei risarcimenti da parte di Atene ai danni di guerra. Questa non è una provocazione, ma è un dossier che è stato accuratamente lavorato, proposto e scandagliato da Manolis Glenzos, l'eroe della resistenza greco, che ricordiamo del 1941, giovanissimo, salì sull'Acropoli e abbainò la bandiera nazista, che oggi è eurodeputato nel Sirisa. Beh, lui ha iniziato un lavoro negli ultimi 3 anni che lo ha portato a confezionare un dossier che è stato portato all'attenzione di Berlino. Quindi non è una provocazione, ma quei 153 miliardi di euro sono effettivamente i denari che la Germania dovrebbe subire. Ma al di là di questo, che non riguarda, ecco, il discorso del memorandum, anche Tsipras ha capito che cercare una sponda con gli altri paesi europei, cercare di entrare con il cavallo di Troia e non solo con, ecco, con una testa di ponte nel fortino di Bruxelles, potrebbe essere la via di uscita verso una crisi di cui comunque non si scorgono ancora i perimetri effettivi. Io vorrei ricordare che anche i 4 mesi che sono stati guadagnati da Atene sono comunque una partita di giro, perché in questi 4 mesi, se Atene non dimostrerà di fare quelle riforme che Varoufakis si è impegnato a fare, il presidente dell'Eurogruppo sbloccherà i famosi 7 miliardi. Questi 7 miliardi sono importanti perché è la stessa cifra che da oggi a un mese la Grecia deve restituire ai creditori come pensioni, come rimborso sugli interessi, come rimborso di prestito al Fondo Monetario Internazionale, e già lo sta facendo, ma soprattutto come titoli. Quindi se Varoufakis non mantiene quelle promesse, disse i 7 miliardi, la Grecia non può onorare i propri debiti. Sì, questi 7 miliardi, perché mi pareva che da una iniziale, forse anche in campagna elettorale, dichiarazione ci si volesse quasi, perché erano un po' il prezzo dell'anima che avrebbe pensato la Grecia ulteriormente, e invece insomma poi alla fine sono necessari. Però una cosa che si diceva anche è che i soldi che venivano dati alla Grecia non andavano ai greci, servivano sempre, sì, per pagare altri. Insomma, su questa cosa c'è stato un cambiamento, diciamo, di tendenza, oppure effettivamente poi la popolazione greca continuerà a patire? Perché poi peraltro ci sta tutto anche lì un progetto di spending review abbastanza pesante, insomma, che comunque sia si avrà delle ripercussioni anche sociali. Certo, io cito il primo che ha fatto il rendiconto del primo memorandum, che è Enzo Terzi, che ha scritto un libro bellissimo che si chiama Da Pericle a Papademos, in cui spiega che la prima tranche di prestiti è andata solo per il 20% ai greci. Che l'80% è stato utilizzato per pagare gli interessi, per pagare le banche straniere
per pagare gli altissimi interessi sul debito. Quindi ricordiamo che la volontà di entrare nel memorandum, che è datata del 2012, è stata una volontà precisa, è stata una volontà deleteria. E io vorrei aggiungere, senza polemica ma da cronista, che il memorandum, se oggi siamo a questo punto, significa che la medicina della troica non ha funzionato. Quindi noi potremmo anche parlare fino a domani della tattica di Varoufakis, se sia o meno uno sbruffone, se abbiano commesso degli errori come li commettono tutti, ma il nodo non è il governo Tsipras Varoufakis, il nodo è la politica scelta dalla Troica di chiudere la maxi falla del debito con un altro debito infinito fino al 2052 che non sana il buco strutturale del paese. È come avere una grande damigiana che perde liquido da sotto, ma anziché chiudere il buco si continua a versare da sopra altro liquido. Quindi noi potremmo parlare, ti ripeto, fino a domani e ci saranno tante analisi e tante sfaccettature, ma il nodo di fondo è che la medicina della troica non ha sanato il malato nel frattempo sta per morire. Vorrei ricordare che i dati sul debito della Grecia nel 2011 ad oggi sono peggiorati sensibilmente. Quei denari che sono stati prestati dal 2012 ad oggi non hanno chiuso un debito perché oggi il paese non ha le gambe per camminare. Facciamo un esempio: se paradossalmente domani anche no, il greco scettico Schäuble decidesse di fare il famoso haircut, cioè di tagliare il debito greco così come Tsipras ha chiesto, così come altri interlocutori si affrettano insomma, sul punto a ragionare, il problema sarebbe sempre intatto perché comunque la Grecia non avrebbe di che vivere. La Grecia è un paese che non ha le gambe per camminare. Allora, all'interno del discorso del memorandum, all'interno del processo di riforme, sarebbe stato opportuno che accanto alla spending review, ai tagli che sono stati perpetrati su tutto, finanche sulle pensioni, finanche sulle pensioni minime, questo è l'elemento più grave della crisi greca, beh, l'Europa avesse previsto delle riforme strutturali. Le riforme non vuol dire soltanto cambiare tanto per cambiare o tagliare, significa migliorare, significa creare situazioni che non ci sono. Beh, il paese non ha fabbriche. Il paese importa l'80% di quello che ha. Quindi è un paese che anche se domani decidesse di non avere più debiti, non avrebbe come produrre. Allora, una soluzione potrebbe essere inventarsi una free tax zone, inventarsi una liquida fiscale molto bassa per favorire gli investimenti stranieri, inventarsi una riforma del lavoro che non contempli la riassunzione degli statali o il licenziamento, cioè non è aggiungendo o togliendo che si riforma un paese, perché in questi giorni in Grecia c'è il dibattito sulla riassunzione delle famose donne delle pulizie, di cui comunque stipendio inizialmente insomma, non era molto basso perché si aggirava sui 1.300 euro, ma non è riassumendo 10.000 persone che si risolve un problema strutturale, sono tutte partite di giro. E allora sarebbe interessante iniziare con una riforma sul mercato del lavoro, sarebbe interessante iniziare a far pagare le tasse a tutti, non solo agli statali che le pagavano perché no, le avevano in busta paga, ma anche ai liberi professionisti che hanno evaso 25 miliardi di euro con la lista Lagarde. Ultimamente in Italia so, è venuto alla. Il libro di Falserini penso che l'avrete letto tutti, è uscito con l'Espresso, ma queste sono cose Sì. che chi si occupa di Grecia sa da qualche anno, della lista Falserini, ci sono fior fior di ministri, di politici, di amministratori greci, di imprenditori che le tasse non le hanno pagate. Allora, la follia della Grecia è stata che anche in presenza di questa lista da 25 miliardi di dollari, nessuno ha pensato neanche allo scudo fiscale. Che è il minimo, che è una cosa magari eticamente indegna, però è il minimo che uno Stato deve fare per recuperare qualcosa. Allora, io vorrei sempre ricordare il nostro collega greco, Kostas Maksimanis, che ha pubblicato la lista Lagarde ed è finito in galera, ed è finito processato per direttissima, l'hanno preso le teste di cuoio alle 3 del mattino da casa. Quindi, questi sono elementi che vado ricordati. A questo proposito, io sempre citando questo libro che è molto interessante, io vorrei ricordare l'etica. Perché Enzo Tezzi in questo libro sottolinea una cosa importante: l'etica dell'economia e della politica non è un elemento ideologico che qualche affezionato ogni tanto tira fuori, ma l'etica della politica è stata da troppo tempo relegata a scienze filosofiche di secondo ordine, quando invece l'etica della finanza è importante, perché gli stati non sono dei soggetti privati il cui obiettivo è fare profitto, e l'obiettivo dello Stato è perseguire la salute dei cittadini, perseguire lo sviluppo della salute delle polis. Allora, tutto ciò in Grecia è drammaticamente mancato ed è troppo facile dare la colpa all'uno oltre che all'altro. Io qualche giorno fa ho scritto un pezzo per cui sono stato insomma, abbastanza anche attaccato sui social, ma ovviamente fa parte del gioco, in cui io chiedo il rispetto della verità.
Allora, io chiedo innanzitutto a Varoufakis di smettere di mandare a quel paese Dijsselbloem, perché la diplomazia è importante e le buone maniere credo che vadano rispettate. Ma soprattutto Schäuble la smetta di far finta che ciò sia un favore alla Grecia, perché i prestiti, quando vengono erogati, vengono controbilanciati da fior fior di interessi, quindi in questa storia ci stanno guadagnando tutti. Dovrebbero smettere i funzionari europei di dire che tutto va bene, perché a noi, dopo quando fanno la conferenza stampa e ci dicono la Grecia è più vicina all'Europa, a noi questo non interessa. Io voglio sapere esattamente il programma, quanto tempo durerà, che programma sarà, come farà Varoufakis a mantenere queste promesse e soprattutto quando finirà il memorandum. Perché il problema non è tanto prestiamo denaro alla Grecia, ma che Grecia avremo dopo il memorandum? Ecco, questa è una domanda a cui nessuno fino ad oggi ha risposto. Sì, io peraltro ho trascurato diciamo, nella presentazione un'altra cosa che sta avvenendo contestualmente in Europa e che volevo chiederti se secondo te potrebbe avere una influenza su questo, cioè praticamente la realizzazione di questa cosa di cui si parla da tanto tempo, che è il quantitative easing, cioè l'immissione di moneta da parte appunto della Banca Europea. Una cosa appunto a cui peraltro la Germania non era, è una cosa insomma che non gradisce molto. Ecco, tu pensi che questa immissione di moneta potrebbe avere un'influenza positiva anche in visione di un recupero della Grecia? E poi un'altra domanda che ti volevo fare, perché come ne parliamo sempre, questa arretratezza da un punto di vista industriale della Grecia, ecco, ma a che cosa è dovuta? Cioè, un'arretratezza, non producono niente. Questa cosa spesso ci ho detto, mi sono sempre dimenticato di chiedertelo. Come mai storicamente, ovviamente in sintesi, è ridotta così dal punto di vista industriale la Grecia? Allora, io partirei dalla seconda, perché voglio ricordare che le ultime spinte allo sviluppo, paradossalmente, si debbono ai colonnelli greci. Allora, c'è un'autostrada che oggi collega fortunatamente Atene a Salonicco, che è stata fatta durante le Olimpiadi del 2004, ma prima quella strada era stata fatta dai colonnelli della fine degli anni 60. Cioè, paradossalmente, quando la Grecia ha recuperato dignità democratica con un paese civile, con elezioni democratiche, quindi eliminando il rischio della dittatura, beh, lì paradossalmente, proprio con l'inizio dei socialisti, con Papandreou dell'81, è iniziato il lento declino che l'ha portata alle Olimpiadi del 2004, perché lo Stato non ha provveduto ai bisogni dei cittadini, ma ha creato clientele. Cioè, quando noi diciamo che la Grecia non ha fabbriche, io voglio spiegarlo bene questo concetto. La Grecia ha le materie prime, ma non ha in prospettiva fabbriche che potrebbero produrlo. Cioè, la Grecia produce dell'ottimo yogurt, la feta, il miele, ma si ferma lì come produzione su scala. La Grecia ha miniere di bauxite, miniere di oro. Lo scorso anno il miele greco è stato definito come il più buono di tutta l'Europa nel 2014, vincendo numerosi premi per le sue peculiari proprietà organolettiche, ma non c'è una produzione di fabbrica. Io qualche giorno fa, sullo scaffale di un ipermercato italiano, ho trovato dello yogurt greco con marca tedesca. Per carità, siamo nella globalizzazione e tutti possono fare tutto, ma è estremamente paradossale che le marche greche di estrema qualità non riescano a produrre tanto quanto chiede il mercato. Quindi vuol dire che nel mercato c'è richiesta di prodotti greci, ma i prodotti greci non sono sufficientemente prodotti, tra virgolette. I greci producono l'uso, producono la grappa, lo sanno tutti, ma rispetto alle potenzialità che ha, la Grecia produce poco. In Grecia ci sono, noi tutti conosciamo la Grecia per il mare, per le coste, ma in Grecia ci sono delle fantastiche montagne. Io le ho visitate anche per diciamo, scopi non turistici ma storici, andando a vedere dove, insomma, dove il percorso che ha fatto il traditore Efialti alle spalle di Leonida, che è una montagna fantastica al centro della Grecia. Beh, lì ci sono ettari e ettari di funghi che nessuno sa cogliere, cioè nessuno in Grecia sa riconoscere i funghi, sa cogliere, quindi nessuno ha avviato una produzione industriale. In Grecia c'è molto tartufo perché ci sono le montagne, ma nessuno lo sa cogliere. Ecco, queste piccole mancanze io le ho ritrovate nello spunto di questa Eleni Panaritis, che ti ho citato prima, che è l'economista di punta di Varoufakis, la quale qualche anno fa ha creato una fondazione. La sua fondazione ha lo scopo di mettere lo Stato nelle condizioni di aiutare i cittadini a produrre evitando le proprie mancanze. Cioè, se un cittadino non produce, perché magari non gli è mai venuto in mente di fare un corso per riconoscere i funghi, beh, la fondazione di Eleni
aiuta lo Stato a individuare i bisogni dei cittadini, cioè dei nostri stati ci sono delle sacche di mancata produttività che non sono dovute alla nostra incompetenza o al fatto che non funziona niente, ma perché per una serie di circostanze storiche, politiche, amministrative, culturali, in quel momento quel pezzo di cittadinanza non è riuscito a mettere in pratica, a sfruttare i propri talenti. Quindi questa è un'idea fantastica. Tornando poi alla prima domanda che mi dicevi, ecco, il bazooka di Draghi, così come l'hanno soprannominato tutti i commentatori, il QE, è uno strumento estremamente significativo, perché compra titoli per 60 miliardi al mese. La Grecia però non è stata esclusa, e Draghi, ecco, ha lasciato intendere che è stata esclusa perché non offre garanzie. Il problema però non è tanto gettare denaro nell'agorà, no? Perché quello che ci siamo sempre detti, se non circola moneta, tante professionalità non lavorano, quindi il mercato resta chiuso. Il problema è capire questi soldi, le banche poi che ne fanno? Cioè questi titoli di Stato vengono comprati, questa grande liquidità come viene utilizzata? Quindi va bene, grazie a Draghi per aver premuto il grilletto del bazooka, ma io voglio capire che il colpo del bazooka dopo va ad abbattere quel muro che oggi impedisce lo sviluppo. Quante volte ci ha detti che adesso sarebbe il momento di un grande piano Marshall per il Mediterraneo? Beh, adesso i denari ci sono, però vanno indirizzati, perché dovremmo evitare il rischio corso in passato, che poi il rischio non è stato, ma in realtà, ovvero quando quei denari venivano investiti male, quando i fondi europei in Grecia venivano sprecati per l'80%. Ecco, il problema quindi a questo punto non è tanto la mossa di Draghi, ce ne fossero di denari messi nell'agorà. Il problema è capire questi denari come verranno utilizzati. Le imprese europee, italiane e greche, avranno l'accesso al credito che prima non hanno avuto? Le piccole e medie imprese ricominceranno a lavorare, quindi a creare occupazione, quindi a creare quel circuito che nasce attorno ad un'impresa, perché un'impresa ha una commessa e attorno nasce un certo circuito. Quindi io mi aspetto che a questo punto ci sia una politica di controllo. Perché quello che è mancato all'Europa in questi anni non è solo il caso greco ci segnala che c'è qualcosa che non funziona a Bruxelles, il caso greco ci dice che i controlli non ci sono stati. Io vorrei ricordare che l'attuale numero uno della Banca Centrale Greca, che è stato ministro delle finanze fino a 2 anni fa, è quello che ha curato il passaggio della Grecia dalla dracma all'euro. Cioè questo signore è quello che ha truccato i conti, non lo dico io, ma lo dicono fior di inchieste apparse sui giornali italiani, fior di report delle agenzie di rating. Quindi alla fine non capisco perché si debba sempre tornare al circuito del cittadino che paga le conseguenze di politiche sbagliate. Se la Grecia fosse stata un'azienda privata, non solo sarebbe già fallita, ma gli amministratori delegati passati, quindi i primi ministri e ministri dell'economia, sarebbero stati sculacciati da Schäuble. Io non capisco perché il ministro delle finanze tedesco, tanto, tanto attento al rigore e alle regole, non prenda l'indice e non indichi chi queste regole non le ha rispettate. Perché è facile puntare l'indice contro il cittadino che non paga le tasse, contro il ministro che oggi si inventa una battuta per cercare di rasserenare gli animi o di agitare, dipende dai gusti. Oggi la criticità sta in chi ha condotto la macchina greca a questo punto e chi da Bruxelles non ha fatto i controlli. Sì, quello che dice è tutto molto, diciamo, ragionevole. Fatto sta che però io sinceramente come cittadino in Italia non so, pensando all'Italia, quanto potrebbe essere anche da un punto di vista sociale accettabile il fatto che ci siano delle categorie veramente, come succede in Grecia, che sono completamente escluse dalla fiscalità. E voglio dire, non è che stiamo parlando di luoghi in cui magari la comunicazione non arriva, non so neanche più se esistono nel pianeta dei luoghi simili che siano completamente chiusi a ciò che accade, e qui stiamo parlando di qualche centinaio di chilometri, migliaio di chilometri, in cui ovviamente pagare le tasse è una cosa che compete a tutti quanti i cittadini degli stati. In Grecia però ancora esistono queste sorte di, diciamo, corporazioni che sono escluse, ed è una cosa che mi sento di dire in civile: ma come mai i cittadini greci non si sono rivoltati prima? Beh, perché il discorso delle tasse è un discorso che ha coinvolto tutti. Qualche mese fa, un anno e mezzo fa, un ex ministro greco che si chiama Pangalos ha scritto un libro molto interessante che si chiama Ton Fagame Ola, ovvero Ce la siamo mangiata tutti. Cioè il suo libro spiega in soldoni quello che ci stiamo dicendo da tempo, cioè in Grecia le tasse le hanno pagate veramente pochissime persone. Questo bisogna ammetterlo, bisogna essere franchi, perché se si nascondono le verità non si ha poi l'onestà intellettuale per affrontare i problemi. E le corporazioni che non pagavano le tasse in Grecia erano tantissime, non erano solo i liberi professionisti, erano tutte le categorie.
Quindi il discorso fiscale in Grecia è un discorso che vede comunque la Grecia perdente e non c'è ragione che tenga, te lo dico da filellida, mi costa dirlo, ma è la verità. Allora, la verità ci deve aiutare per individuare i problemi e chiamarli per nome. Il discorso fiscale dell'Italia è un po' diverso, secondo me, perché l'evasione è mescolata anche ad una pressione fiscale per certi versi altissima. E non è una giustificazione, ovviamente, però è un discorso ampio e articolato. In Grecia le tasse non ci sono mai state. In Grecia non c'erano le tasse per le insegne, per le piccole attività commerciali per strada. Cioè, in Grecia molte tasse sono state messe negli ultimi anni. In Grecia il libro non si è mai pagata. Negli ultimi anni in Grecia hanno inserito alcune tasse all'interno della bolletta elettrica. Immaginatevi i poveri veri, non i poveri che girano in cagnè e non vanno in barca, quelli veri, che sono rimasti disoccupati, che sono falliti. Beh, questa gente che aveva alcune voci fiscali della bolletta elettrica si è vista tagliare la luce. E questo in Grecia oggi è un problema reale. Cioè, se fino a ieri le sacche di malcostume erano vastissime, oggi vastissima è la sacca di gente che veramente non riesce a sopravvivere. È chiaro che è tutto tarato sul numero della popolazione, perché i greci sono 11 milioni complessivi, di cui 1,5 milioni di immigrati, ma sono numeri che fanno paura nel 2015 in Europa. E allora, però bisogna anche dire una cosa, che non può servire la butade di Varoufakis, no? Di ingaggiare casalinghe, turisti o studenti che vanno a fare più ruffiani se il giornalaio o il ristoratore di turno ha emesso lo scontrino, cioè non è quello il passo. È chiaro che sarebbe oppure la minaccia di dare passaporti ai giudaisti o agli immigrati, come ha fatto il ministro della difesa Cambero, se è stata riuscita, francamente posso prevedere che, ti ripeto, in questi giorni delicatissimi forse sarebbe stato meglio avere un profilo più basso, senza però fare marci indietro sulle proprie idee, che si possono anche esprimere con educazione e con condizione, non è che viene meno la fermezza se si evitano le battutacce. Detto questo, il problema fiscale in Grecia esiste. Fino al 2014 la Grecia ha avuto mancati incassi per l'erario per 1 miliardo di euro al mese. Cioè, un paese che non riesce a far pagare le tasse è un paese che ha un grosso problema. La soluzione però non può essere aumentare quelle tasse ancora di più. Cioè, se fino ad oggi quelle tasse non sono state pagate, se oggi le aumentassimo, non risolverebbe il problema. In Grecia oggi si paga una tassa persino sulle auto a metano. Allora, se una persona ieri avesse comprato una Jeep, un fuoristrada, benzina, no? Perché il paese andava bene, perché il lavoro andava bene, c'erano molti soldi, beh, oggi decide di venderla perché nel frattempo gli hanno messo il super bollo da 700 euro, beh, e decidesse di passare una macchina a metano, non potrebbe farlo, perché la macchina a metano gli costerebbe 1000 euro di installazione più la tassa dell'auto a metano. E così, per le strade greche ci sono tantissime auto abbandonate, o tantissime auto che erano un capitale, oggi svalutato, un capitale di 30-40 mila euro, oggi svalutato a 2 mila euro, quindi delle concessionarie di auto usate, ci sono tantissime autovetture a prezzi stracciati con un valore del denaro che è calato, perché ci ha perso chi aveva il concessionario di auto, chi ha comprato l'auto, ci ha perso chi faceva la manutenzione a quell'auto. Quindi attenzione, non è soltanto il ricco che si è venduto la macchina, qui c'è un sistema paese, è come un acquedotto che perde acqua, no? dalla fonte sino agli appartamenti, cioè il sistema paese perde acqua, quindi le riforme da fare sono imprescindibili. Ciò non esime Bruxelles dalle proprie responsabilità, perché se Bruxelles avesse controllato che i fondi europei fossero stati spesi con condizione, oggi la Grecia quantomeno avrebbe infrastrutture. La Spagna, quando si è trovata nelle condizioni della Grecia, la Spagna ha speso perché ha fatto autostrade, ha fatto alta velocità, ha fatto circuiti di Formula 1, io questo paradigma non mi stancherò mai di ripetere. La Grecia ha mandato in malora gli impianti delle Olimpiadi del 2004, fior di impianti fantastici. Pensate che durante i giorni delle Olimpiadi del 2004 ad Atene c'era in pianta stabile il gruppo dirigente di Torino 2006, le Olimpiadi invernali, che era andato in Grecia a vedere come imparare dall'organizzazione, perché l'organizzazione del 2004 in Grecia è stata fantastica, riconosciuta da tutti i media internazionali, sia dei volontari sia dei funzionari specifici. Allora, quegli impianti oggi che sono in malora è la fotografia della situazione di oggi, dove c'è una mala gestione, c'è stato un mancato controllo, però guardare indietro non ci serve, oggi ci serve guardare avanti. Allora io mi auguro che da oggi a giugno, quando scadranno i famosi 4 mesi di proroga, no? Il preavviso del licenziamento, speriamo che non sia questo paradossalmente, mi auguro che in questi 4 mesi si inizino a fare le riforme, le si facciano seriamente, non con le casalinghe che vanno a fare le spie dei finanzieri, ma soprattutto che si immagini un'Europa diversa, perché oggi noi continuiamo con
la tesi delle regole uguali per paesi diversi. L'Europa ha regole identiche per paesi profondamente diversi. Le regole vanno, ovviamente vanno fatte uguali perché la famiglia è fatta di persone uguali, ma vanno anche tarate, perché questo è un paese che ha subito dei ritardi, così come l'Italia, per certi versanti, e oggi non può essere governato dall'austerità. Il problema non è l'euro in quanto moneta, noi siamo felici di avere una moneta unica, il problema è capire come è gestito, chi gestisce il cambio. Vi faccio un esempio stupido: in Grecia un bazzolino di prezzemolo costa 50 centesimi di euro, ma prima dell'euro costava 20 dracme, 20 dracme erano 400 lire. Cioè, immaginatevi il dislivello per un bazzolino di prezzemolo, che è un prodotto che si trova facilmente in qualsiasi campagna cittadina. Beh, proiettate questo disvalore della moneta nei confronti di beni di prima necessità. In Grecia non sono abbassati i prezzi di pane, di latte, di pasta, di beni di prima necessità, ma sono stati aumentati. In Grecia molti prodotti costano più che nel resto d'Europa e non riusciamo a capire il motivo. E questa è una cosa veramente molto grave. Bene, Francesco, magari questa cosa proveremo a approfondire la prossima volta in cui parleremo di Grecia. Mi sembra che ci sarà sicuramente da fare degli aggiornamenti di qua a qualche, penso, settimana. Vediamo un pochino come procedono le cose, sperando ovviamente che migliorino, soprattutto appunto per la popolazione civile, che se la passa male, che poi insomma alla fine sono gli ultimi della catena che vanno a subire tutte quante le varie diciamo ruberie, ma anche incompetenze che si sono stratificate nella storia negli anni, e purtroppo l'ultima catena è quella che subisce un po' tutto quanto. Io ti ringrazio ancora, Francesco. Posso lasciarvi con una poesia? Mi permetti? Posso lasciarvi con una poesia? Grazie. Voglio recitarvi una poesia bellissima di Cavabbis, che sicuramente molti di voi conoscono, però ci dà la raffigurazione plastica di questi giorni. Cavabbis in Candele dice che i giorni futuri stanno davanti a noi come una fila di candele accese, dorate, calde e vivide candele, ma i giorni passati restano dietro di noi, penosa linea di candele spente, le più vicine fanno ancora fumo, fredde candele ormai piegate e sfatte. Beh, io mi auguro che questi giorni non avremo dinanzi a noi candele sfatte, ma avremo candele accese, perché noi abbiamo bisogno di futuro, abbiamo bisogno di più Europa, ma che sia un'Europa migliore di quella che abbiamo visto fino ad oggi. Grazie a Francesco Revalo. Grazie a voi. Viva la Grecia, viva una Grecia che sia e possa essere il più possibile prospera. Grazie ancora, grazie per averci seguito. Grazie a Donato Volpicella per la regia e a presto. Ciao.